se si vivesse a lungo. Non si saprebbe più dove andare per rifarsi una felicità. Dovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità a marcire negli angoli delle strade. L'India è un museo di tentativi di felicità. In Africa, il Pakistan. Il mondo è un museo di sforzi che restano a metà. Gli sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare, cantare, le lauree, le beatrici, mettere incinta le cameriere e accorgersi di avere sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti, nelle passioni, nella scelta dei posti. Sono dappertutto i nostri aborti, sparpagliati da tutte le parti. E tentiamo ancora, perché è giusto tentare. E produciamo slanci che poi buttiamo in mare. E si spezzano subito e li buttiamo via e diventano aborti, aborti di allegria. E se la nostra allegria fosse un dolore straziante, solitario, in ogni strada ci sarebbe un urlo, il delirio. Se si vivesse a lungo, non si saprebbe più come fare per rifarsi una rabbia giusta. Sì, perché anche di rabbia, anche di odio, noi lasciamo troppi aborti in giro. L'Italia è un museo di tentativi di sovversione, di fermenti nuovi, di cose che nascono, crescono. Il mondo è un museo di sforzi, di strane acrobazie per rendere più efficace il nostro impegno, le nostre rabbie, le nostre follie. Non si può dire che manchiamo di volontà. Tentativi da tutte le parti. Una rassegna di pezzi, una fiera campionaria di cose abbozzate e messe in mostra. Un pezzo di amore, una rabbia finita male, un po' di politica, un inizio di cultura. Se tu avessi bisogno di tentativi, ce n'è per tutte le occasioni della vita. Basta saper scegliere. Bisogna essere più precisi anche nell'odio, nell'eresia, nell'indirizzare la rabbia, la follia. La nostra impotenza, la nostra incertezza ci limita ad odiare senza nessuna esattezza. Ci vuole un odio che rimane. Non basta sapere che abbiamo cominciato bene. Le nostre ribellioni non durano molto, sono aborti di rabbia, senza volto. Non è soltanto una rabbia, è già una pazzia, uno sfogo straziante, solitario, e in ogni strada c'è davvero un urlo. Il delirio. È un uomo rabbioso che odia da solo, ma ormai non fa niente di male. Abbaia, alla luna, non morde nessuno. Persino il delirio diventa una cosa normale. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte,
ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte.